Tutti, nuova video recensione, film del 2024 per la regia di Giovanni Veronesi ed è Romeo e Giulietta. Narra la storia di, appunto, di un regista fallito che appunto interpretato da Sergio Castellitto, un regista un po' bipolare, un po' stronzo che praticamente vuole mettere in scena appunto l'opera di Shakespeare Romeo e Giulietta. Quindi lui farà dei provini per appunto abbinare i ruoli a ogni attore. E, a un certo punto arriverà sul palcoscenico per fare i provini una ragazza che appunto purtroppo in passato aveva rubato una sceneggiatura di un altro spettacolo e l'aveva portata in tournée. E quindi a questo punto il regista si inalbera, la butta fuori, dice no, io assolutamente no, non posso accettare una cosa del genere, non posso accettare una ladra. Lei allora va di matto, lo manda a quel paese e con la truccatrice praticamente decide di vendicarsi. Quindi cosa farà? Si travestirà da uomo e interpreterà appunto lei Romeo. Andrà a fare i provini per Romeo, viene presa e appunto viene appunto messa nel cast. Tra l'altro quella che farà Giulietta è una Lui sarà costretto, questo regista purtroppo, a prendere una che ha fatto il Grande Fratello, che però è famosa per TikTok. Quindi, e poi nel frattempo il fidanzato della ragazza, appunto, che si è travestita da Romeo, farà appunto. Interpreterà un altro personaggio nel cast di questa compagnia, soltanto perché un elemento del cast si è infortunato e quindi hanno cercato una sostituzione. La sostituzione appunto ricade sul fidanzato della ragazza. E che dire, un film che a me non mi ha convinto particolarmente, soprattutto forse un po' per la messa in scena e forse un po' per i buchi di trama che ho notato. Sono diversi elementi, tipo la storia appunto di questo regista che è omosessuale e che con questo vive con questo compagno che gli fa da assistente alla regia. Loro sono in crisi, però comunque riescono a tenere il rapporto a denti stretti, però lui nel frattempo si diverte anche con altri uomini, quindi un po' anche un mascalzone. Per esempio cerca di portarsi a letto la ragazza vestita da uomo, perché lui non si accorgerà e nessuno si accorgerà che è una donna vestita da uomo. Quindi riprenderà anche un po' l'intravestì, era appunto donne travestite da uomini nel teatro, però in maniera molto leggera. Purtroppo questo argomento non viene neanche affrontato. Oppure appunto la ragazza che è in crisi col fidanzato, anche lì, però riescono appunto a riappacificarsi, vogliono fare un figlio dall'inizio del film, ma questo figlio non si sa mai se l'hanno fatto oppure no. Quindi anche questa è una cosa rimasta un po' in sospesa. E poi insomma l'ho trovato a tratti un pochino noioso. Mi spiace perché comunque ci sono all'interno degli attori bravissimi. C'è Pilar Fogliatti che appunto interpreta questa ragazza, la ragazza protagonista. C'è appunto Sergio Castellitto che è l'attore appunto che farà questo regista.
Alessandro Eber, che appunto è fa il produttore, insomma, sono attori bravi, assolutamente. Geppi Cocciari, che fa la truccatrice. Quindi devo dire che il cast poteva funzionare anche, l'unica cosa che è un po' così, un po' l'ho trovato un po' sottotono, molto sottotono. Questa è una mia opinione, assolutamente mia opinione personale, perché ho visto che molte persone è piaciuto anche tanto. Ma sì, la maggior parte delle persone è piaciuto tanto, quindi sarà un problema mio che non mi piacerà, che non mi è piaciuto il film, però ho trovato appunto diverse persone a cui è piaciuto tanto il film, assolutamente. Quindi è stato trattato benissimo il film, assolutamente. Ma io non sconsiglio mai un film, quindi io consiglierei di vederlo assolutamente. Rivedetelo, vedetelo in Blu-ray, in DVD quando uscirà, o se già, forse è già uscito anche. Quindi guardatelo e fatevi una vostra opinione, perché comunque il film, cioè, Giovanni Veronesi è un regista che comunque il suo mestiere lo sa fare. Ha diretto un bellissimo film che mi è rimasto sempre in testa, L'ultima ruota del carro, è veramente straordinario il film. Ma anche altri film, quindi è un regista che comunque lo sa fare il suo mestiere. Ha unito un cast, un buonissimo cast. L'unica cosa che forse un po' la sceneggiatura, forse un po' il tutto è venuto un po' così. Vabbè, però ripeto, è una mia opinione personale, quindi assolutamente vedete questo film, Romeo e Giulietta. Non è Romeo e Giulietta, Romeo è Giulietta, quindi è come se Romeo è appunto però Giulietta. Quindi assolutamente vedetelo e fatevi una vostra idea. Io vi metto qui sotto il link, il libro, i miei libri, Blu-ray, DVD, appunto di Romeo e Giulietta, di appunto Giovanni Veronesi. Vi lascio qui sotto anche il link per abbonarvi a Prime Video. E che dirò, un film che appunto a me non è piaciuto, ma magari a voi piacerà tanto. Assolutamente. Quindi non è un problema mio il fatto che non mi sia piaciuto. Questo. Poi magari lo rivedrò, mi convincerà ancora di più. Però alla prima visione dico di no, che non mi ha convinto. Purtroppo. È così, poi vedremo se alla seconda o terza visione magari cambierò anche idea. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.